durante la potatura della vite potreste incontrare sui rametti questo insettino qui, vedete questo scudetto appiccicato al ramo. Si tratta di Parthenole canium corni. Mi fa venire in mente il lontano 2013, quando all'Università di Pisa il professor Andrea Lucchi, durante l'esame, ci chiedeva di descrivere l'insetto che ci era piaciuto di più durante lo studio del corso. E a tutti era piaciuto lo stesso, cioè non lui, ma il sigaraio della vite. Il sigaraio della vite accartoccia la foglia quasi come se fosse un sigaro, è molto curioso come insetto, però l'avevano detto tutti, io ero tipo l'ultimo di una quarantina di interrogati e quando è arrivato il mio turno mi fa qual è il tuo insetto preferito? E io ho detto il Parthenole canium corni. Ovviamente non era vero e che non avevo voglia di dire anch'io sigaraio della vite come tutti, volevo dire qualcosa. Il problema è che poi lui mi ha chiesto e che c'ha di così bello questo insetto che ti è piaciuto? E ditemelo voi cosa c'è di bello. Aspetta, ve lo mostro bene. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Andiamo a vedere cosa c'è sotto. Tutte quelle cosine bianche sono uova, sono migliaia. Questi sono due esemplari femmina di cocciniglia del corniolo, questo è il nome comune, che per partenogenesi appunto hanno generato tutte quelle uova che abbiamo visto prima. Questo è quello che si vede quando la stacchi dal rametto. La lotta è chimica, ma si fa solo in caso di infestazioni. E tu lo sapevi?